Soddisfatto sì, non del tutto, perché evidentemente ci sono dei fattori che avrei superato, ma va da sé che in un governo di unità nazionale che è composto da tante sensibilità bisogna mediare. Di sicuro grazie al mio partito, grazie ai ministri presenti in Consiglio dei Ministri e molto più modestamente grazie al sottoscritto e grazie a tutto il gruppo parlamentare della Lega siamo riusciti ad ottenere la fine di determinate restrizioni. Siamo riusciti ad ottenere questo da sempre, dal primo giorno in cui ci siamo insediati al governo, innanzitutto una logica diversa, che era quella che in qualche modo andava a difendere il diritto allo studio, il diritto all'inclusione rispetto ad altre logiche che per fortuna sono state superate soprattutto grazie ai vaccini. La sfida di tenere ad esempio le scuole aperte alla ripresa al 7 gennaio l'abbiamo vinta abbondantemente contro purtroppo altri partiti che compongono la maggioranza che invece volevano la scuola chiusa come se non bastassero 2 anni di deprivazione culturale. Sicuramente il decreto va migliorato, ci vuole un intervento normativo, possibilmente scritto da una mano che conosca bene il mondo della scuola, perché i docenti, non importa il numero, fosse solo anche un docente, non può subire un demansionamento. Allora delle due l'una, o decidiamo che i docenti non vaccinati non possono più lavorare, però se li riammettiamo in servizio, e quindi con la cessazione dello stato di emergenza, il governo ha deciso, su spinta della Lega, con una situazione che evidentemente sotto gli occhi di tutti è migliorata, ci sarà forse qualche contagio in più, ma le terapie intensive stanno, grazie a Dio e grazie ai vaccini, stanno scendendo. Allora non si può dire rientri, ma come una sorta di damnatio memoriae, evitare che possano entrare in classe, anche perché si crea un cortocircuito innanzitutto giuridico, ma poi anche pedagogico. Io penso, ripeto, che con un po' di buon senso avremmo potuto evitare questo ennesimo fastidio, questo ennesimo sovraccarico di lavoro per i nostri dirigenti scolastici. Sì, è vero, il Ministero ha emanato una nota esplicativa con cui, diciamo, in realtà i dirigenti, qualcosa che i dirigenti già sanno, cioè tutte quelle che sono le attività funzionali aggiuntive di un docente. Forse è il caso di arrivare ad un punto tale di essere estremamente chiari all'interno del governo. È una sensibilità che il Ministero dell'Istruzione ha da sempre avvertito. Io mi auguro che anche chi, come dalle parti del Ministero della Salute, vorrebbe evitare completamente il reinserimento di queste figure professionali, alla fine capisca che le condizioni sono mutate. Non siamo più a marzo 2020, siamo a fine marzo del 2022. Queste figure professionali non possono essere demansionate. E poi qualcuno mi deve spiegare qual è la logica sanitaria, la logica scientifica. Se si teme il docente non vaccinato che possa contagiare, non si dovrebbe farlo entrare proprio a scuola. Allora c'è anche una proposta di buon senso: tornare allo schema precedente, riammettere in classe i docenti previo tampone. Qualcuno pensa che un docente con un tampone negativo non sia sicuro? Magari mi sbaglio, non ho competenze scientifiche, ma mi interessa soprattutto restituire serenità a tutta la nostra comunità scolastica, ne abbiamo davvero bisogno. Io sono d'accordo con la riforma voluta dal ministro Brunetta, che ha dato la possibilità a tanti giovani di poter sostenere e vincere concorsi, ma non per quello che riguarda il comparto scuola. Lo dico ai lettori di Orizzonte Scuola, ma sfondo una porta aperta, lo dico a tutto il mondo. Il docente è una figura professionale del pubblico impiego diversa da tutte le altre. Noi non abbiamo bisogno qui al Ministero di risponditori automatici di nozioni, noi non abbiamo bisogno di automi. Abbiamo bisogno sì di dimostrare il loro sapere, ma abbiamo bisogno di capire soprattutto se siano in grado di trasmettere questo sapere agli alunni. Educare vuol dire condurre a sé. Un docente magari può non avere la lucidità giusta di leggere e comprendere il testo, perché noi abbiamo 50 domande, ripeto, in 100 minuti. Tra l'altro, di queste 50 domande,
5 sono di inglese, 5 sono di informatica. E magari è chiaro che il docente deve essere al passo con i tempi, però magari per insegnare la filosofia o per insegnare la matematica o per insegnare qualsiasi altra materia, magari si poteva dare un peso diverso. Questa è una valutazione un po' più importante, però quello che io chiedo da genitore è: a me interessa sapere se ci sia un ricercatore universitario con una laurea in ingegneria genetica, o mi interessa sapere che lo stesso studioso magari sia in grado di trasmetterlo? Allora viene qui un vecchio cavallo di battaglia del partito al quale appartengo. Noi potremmo tornare a quello che il presidente Mattarella istituì quando era ministro dell'istruzione, cioè il doppio canale di reclutamento, una metà per i concorsi e una metà stabilizzando il nostro personale che ha già dimostrato in tanti anni di servizio di essere all'altezza del ruolo che ricopre. E comunque, per quanto riguarda la procedura concorsuale, evidentemente Azzolina prima, oggi purtroppo con questo sistema di reclutamento, è dimostrato che è fallimentare, perché io non voglio veramente pensare che in certe zone, tra cui la mia Puglia, oltre il 90% degli aspiranti neolaureati, quindi non il precario, brutto, sporco e cattivo come qualcuno lo disegna, di 50 anni, ma il neolaureato al 90% dei casi non sia in grado. Allora possiamo anche pensare ad un percorso abilitante speciale, e questo il ministro e tutto il governo lo sa, ma siamo in un governo di unità nazionale dove evidentemente i ministri della Lega sono solo 3, che prenda il personale che abbia almeno 36 mesi di servizio, sostenga l'anno di prova, formazione obbligatoria e una valutazione finale dove possa avvenire un miracolo, cioè valutare un insegnante magari per l'esposizione orale di una unità didattica, che poi è quello che a noi più interessa. A me, ripeto, da padre che ha 2 figli in età scolare, non interessa sfornare risponditori automatici. Prima o poi, anche perché questo è un argomento importante, il reclutamento nel nostro PNRR, la maggioranza deve affrontare in maniera libera, ripeto, dai pregiudizi e dall'approccio ideologico, cosa davvero serve nelle nostre scuole. Io penso che un concorso con le crocette o l'ideologia concorsuale tout court sia nociva, e le cronache di questi giorni ne sono un'ampia testimonianza. Mi verrebbe da chiedere scusa ai circa 600.000 insegnanti precari che hanno atteso in maniera anche trepidante l'aggiornamento delle GPS. Ci siamo riusciti, dopo un po' troppo tempo, a trovare la quadra. Faccio mea culpa, perché evidentemente da decisore politico avrei potuto farlo prima, ma torno a ribadire che in un governo di unità nazionale, un governo nato per risolvere l'emergenza Covid prima e guerra oggi, purtroppo su cose importanti come queste non sempre si trova immediatamente la quadra. Ci sono stati dei tentativi, io posso essere orgoglioso del partito al quale appartengo, perché dal primo momento ci siamo fatti carico di questa responsabilità. Oggi ci siamo, e voglio anche tranquillizzare tutti quei candidati delle GPS che faremo in modo che anche chi sostiene dei percorsi abilitanti, mi riferisco soprattutto ad esempio a quelli sul sostegno, li includeremo con riserva, perché noi abbiamo bisogno di gente come loro, ci mancherebbe, non vogliamo escludere nessuno, e finalmente tanti altri insegnanti avranno la possibilità, oltre che di aggiornare il proprio punteggio e di cambiare provincia, anche di inserirsi per la prima volta. A restituire dignità al corpo docente, a restituire una gratificazione che vada al di là dei numeri delle 70, delle 80, delle 100 euro, una giusta attenzione che il corpo docente merita, perché al di là del fatto che sono tanti anni che non c'è un rinnovo contrattuale, questo numero di anni è anche falsato dal fatto che nel frattempo il potere di acquisto di tutti gli italiani, evidentemente a causa dell'inflazione, è ulteriormente alla nostra attenzione, perché ripeto, 1.400 euro di 4 anni fa valgono di meno di 1.400 euro di oggi. Questa settimana avremmo dovuto dare un'accelerata, purtroppo, e qui va un pensiero al ministro Bianchi di pronta assoluta guarigione, si è ammalato
di Covid, per fortuna grazie ai vaccini in maniera lieve, per cui immediatamente dopo questa intervista io ho una riunione proprio su questo con il capo di gabinetto per cercare di sederci intorno a un tavolo, trovare la quadra con i sindacati e poi spostare la partita al MEF, perché lo ricordo, è il MEF che alla fine ci dice quanto possiamo investire in chi sostiene, in chi fa il lavoro più bello del mondo, ma in quello purtroppo, ahimè, tra i meno gratificati nella nostra Repubblica. Prima che cadesse il governo Conte 1, con l'allora sottosegretario al lavoro, ma anche in questo governo con il sottosegretario sempre in quota lega al MEF, mi sono fatto evidentemente portavoce di questa istanza che rappresenta un principio odioso di discriminazione tra lavoratori dello stesso comparto. Mi riferisco al lavoratore di ruolo a tempo indeterminato che usufruisce di questo bonus e al lavoratore precario che invece non usufruisce di questo bonus pur essendo un insegnante a tutti i livelli. Purtroppo, come spesso accade nel diritto scolastico, è il contenzioso che stabilisce le direttive e le linee guida. Io ho già detto al MEF, e lo ribadirò questa settimana, che noi come Ministero dell'Istruzione non ci vogliamo assumere la responsabilità di causare alle casse dell'erario un esborso dovuto al contenzioso, perché saremo soccombenti, perché lo ribadisco, per il principio di non discriminazione tra lavoratori dello stesso comparto non posso riconoscere ad uno un diritto e ad un altro no. So che ci sono anche delle economie interne al Ministero dell'Istruzione ed è evidentemente, non alla mia attenzione, ma all'attenzione anche del Ministro Bianchi, e io sono convinto che alla fine ho la testa dura, mi chiamo Sasso e il risultato riusciremo a portarlo a casa. Certo, c'è bisogno di una sinergia tra le forze politiche. Io chiedo, approfitto del microfono di Orizzonte Scuola, a tutta la compagine che costituisce la maggioranza una maggiore sensibilità su questo, perché sì, abbiamo attraversato la pandemia, adesso stiamo affrontando la drammatica guerra in Ucraina, però io non voglio dimenticarmi dei diritti dei lavoratori.